Buongiorno amici, oggi ci troviamo qui nel centro di Ivrea, ci siamo parcheggiati alla chiesa, come vedete, la nostra destinazione, Croda, cercheremo di raggiungerlo attraverso il sentiero 264 e ritorneremo nel sentiero 265, un bel anello, andiamo! Tra un po' lasceremo la strada asfaltata per cominciare il nostro sentiero che ci porterà fin su dal centro abitato di Ivrea. La nostra meta è là sopra. Come vedete, tutto segnalato, facile giretto, all'incirca 900 metri di dislivello. Si può fare sia come passeggiata che come allenamento, trail o quant'altro si voglia. Ecco il piccolo abitato di Ivrea. Scusate, stamattina 21 aprile, bella fresca qui in Cadore, il lago, eccolo là. Questo sole un po' pallido ci fa arrivare una picca d'alta, messa in una posizione strategica con di fronte gli spalti di Toro da dietro e il lago nel centro Cadore qui sotto. Spettacolo bellissimo. Riprendiamo il nostro sentiero che, come vedete, ha già abbandonato l'asfalto per diventare strada bianca e che tra un po' diventerà proprio sentiero. Qui troviamo un altro bivio. Noi dobbiamo sempre seguire il sentiero principale, che è il numero 264. Una bella panchina per il primo riposino e si riparte. Il sentiero non presenta nessuna difficoltà, se non per queste piccole rampette che richiedono quel minimo di sforzo in più. Quindi un consiglio che vi do è di prendere sempre con molta calma i sentieri, perché vi ricordo che una volta raggiunto il punto che voi volevate vedere siete solo a metà del percorso, manca ancora tutto il ritorno e quindi, per non farsi trovare impreparati e colti dalla stanchezza, è meglio sempre affrontare con molta calma ogni percorso che si va ad intraprendere in montagna, in collina, anche al mare. Allora, siamo arrivati al Pian del Capo, 1340 metri, e noi dobbiamo proseguire di là, quindi all'incrocio con questa piccola baita ovviamente continua fiero misto carreccia. Arrivando a delle piccole baite da via dei locali, eccola qui una, vedete, ma noi proseguiamo per sugli spalti di Toro da questa piccola baita. Lì di fronte non si vede, ma c'è il rifugio Padova. Questo è tutto il panorama che si riesce a vedere facendo questo facile tratto di un paio d'ore.
Guardate che spettacolo! Lago del centro calore sotto, spalti di toro di fronte, fino a spaziare al Monte Tudaio, Crissin di Raggio, e là dietro addirittura le montagne di Comenico. Guardando dall'altra parte invece abbiamo tutto il gruppo delle Marmarole, lì sotto la Val d'Otten, fino a spaziare al re delle Dolomiti, l'Antelao. Roda 1680, godiamo di un bellissimo panorama nella panchina e adesso facciamo la parte finale del nostro sentiero che ci porta praticamente quassù. C'è ancora un po' di neve a queste quote, anche perché nei giorni scorsi ha buttato giù un po' di neve, nulla di che, ma comunque quando si affrontano questi percorsi in tarda primavera è meglio essere comunque sempre attrezzati, e noi lo siamo perché nello zainetto abbiamo portato via le ghette, essendo quasi in pantaloncini corti, e anche un paio di ramponcini. Può essere sempre utile se ci sono dei tratti ghiacciati. Eccoci qua, ultimi metri e siamo in cima a Croda. Spettacolare, bellissimo, bello 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 bello. Bene, una volta arrivati qui siamo a Croda, ritorniamo un attimo giù a riprendere il sentiero e andremo in direzione del rifugio Bayon fino ad intersecare il sentiero numero 265. Quindi tra un po' lasceremo il nostro sentiero numero 264 per intraprendere l'altro e andare a chiudere un anello che ci riporterà nel piccolo centro abitato di Grea. Bene, andiamo, da qui in poi è tutta discesa. Eccoci qua, arrivati al bivio, seguiamo il 265 per Domegge. Direzione Domegge. È ancora Natale qui, farti, figo! Discesona! Saltino! Opla!
qui cominciamo già ad essere vicino al centro abitato di Domegge. Come vedete, adesso abbiamo un tratto di strada in asfalto e poi in teoria dovremmo riprendere un sentiero, sempre comunque tutto 265, anche il tratto in asfalto, e ci riporta comunque a Grea. Siamo arrivati da là, stiamo andando giù di qua, lasciate l'asfalto, siamo comunque sopra l'abitato di Domegge, quindi non bisogna scendere fino al paese. Riprendiamo il nostro sentiero, che è più una strada bianca, perché questa parte di sentiero fa parte della traversata del Cadore, che si può fare a piedi o in bici, essendo una via ciclopedonale. Tramite questa stradina, che costeggia tutto l'abitato di Domegge, sempre in alto, arriveremo di nuovo a Grea. Arrivati in questo angolo di paradiso, barbecue, tavolini, addirittura la fontanella dell'acqua. Guardate un po', questo fa tutto parte comunque della traversata del Cadore. Eccoci qua, siamo a Le Longane, ecco, bello, molto interessante. E ci sono anche gli animaletti. Noi dobbiamo proseguire da quella parte. Siamo rientrati a Grea, come vedete là, la chiesa, dove abbiamo parcheggiato la nostra macchina, e niente, qui si conclude il nostro giro, 3 ore e un quarto, più o meno 15 km, meno 20 metri, e niente, dai, è ora di pranzo, signori, io vado a casa, faccio una bella carbonara, me la sono meritata. Spero vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al nostro canale e vi aspettiamo per il prossimo giretto easy.